Nuova edizione di Naturalmente Lucano, il salone dei prodotti enogastronomici dell'artigianato lucano. All'ente fiera di Toscalo, oltre 60 le aziende che con le loro esposizioni hanno risposto all'invito del presidente Fernando Barbaro, che ci ha illustrato le novità di quest'anno. Abbiamo voluto far coniugare il prodotto con il territorio, con il luogo di origine, per cui abbiamo messo insieme le aziende di qualità con i prodotti e direttamente abbiamo chiesto ai comuni e anche alle altre, alle Prologue, a tutte le associazioni, di mettere in evidenza tutto ciò che di positivo e di bello abbiamo. Un appuntamento importante con il settore agroalimentare che punta sul territorio e sulle numerose realtà che vi operano, valorizzando le produzioni tipiche e i sapori della Basilicata. Tra le aziende presenti anche l'ALSIA, l'Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura, con le sue attività di divulgazione e promozione delle colture e dei frutti di questa terra. Questa manifestazione portiamo due attività che facciamo sul territorio. Una è sulle fattorie didattiche della Regione Basilicata, che ad oggi nell'albo regionale trova iscritte 32 aziende che fanno appunto attività rivolta alle scolaresche, e poi c'è la mostra dei frutti dimenticati, cioè stiamo facendo su tutta la regione una ricognizione per vedere le varietà di frutti, ortaggi e verdure che stanno scomparendo e quindi preservarle.